Qua. Ciao Vito! Ciao. Allora, come al solito, inizio con una brevissima presentazione del nostro ospite di oggi, che è Vito Gattullo, forse una faccia meno nota a chi magari segue sempre il CICAP. E Vito è un mentalista, nonché, come al solito, docente del corso per indagatori di misteri del CICAP di quest'anno. E con te oggi parliamo di medium. Ora, tu sei un mentalista. Non vorrei chiederti proprio che differenza c'è tra un mentalista e un medium, perché magari è un po' banale, però diciamo la verità, tu vai su un palcoscenico e nelle tue esibizioni dici di poter leggere la mente delle persone e in un certo senso ci riesci anche. Quindi che differenza c'è tra te e un, non lo so, Roll o quegli altri grandi mentalisti della storia? Beh, diciamo che la differenza principale con diciamo, coi medium, coi sensitivi o con chi diciamo, afferma di avere delle doti paranormali, secondo me è nello scopo, lo scopo di queste affermazioni. Nel momento in cui io dico di riuscire a leggere nel pensiero, lo dico in una cornice, come dicevi giustamente, che è teatrale, cioè su un palcoscenico. Le persone che vengono a teatro, i miei spettacoli nel proprio salotto, sanno che stanno assistendo da uno spettacolo teatrale. E anche se questa cosa non è esplicitata, nel senso che anche se non è scritto su presentazione che si tratta di uno spettacolo, è la cornice stessa in cui avviene l'esibizione che determina il fatto che sia appunto una finzione scenica. No, è come andare a teatro e assistere, non so, all'Amleto, si sa che l'attore alla fine non muore sul serio, ma è una interpretazione di un personaggio. Quando io vado su un palcoscenico e interpreto il personaggio diciamo, del lettore del pensiero. Immagino se chiamassero la polizia ogni volta che c'è un omicidio sul palcoscenico. Ma sì. è capitato che qualcuno invece credesse che tu avevi veramente delle doti paranormali perché magari non riusciva a capire dove potesse essere il trucco di una tua esibizione? Sì, è successo più volte, soprattutto diciamo, in determinati contesti. Diciamo in cui il pubblico magari non percepiva benissimo, diciamo, la sottile linea che c'è di demarcazione tra l'intrattenimento, appunto, e quello che può essere il millantare, determinate facoltà. È successo che mi abbiano chiesto di fare sedute spiritiche, di liberare casa dai spiriti, o c'è gente che spesso mi scrive su Facebook, su Instagram, di sentire le voci e vorrebbe sapere da me come fare a smettere di sentirle. Lì poi io mi fermo, scopro le carte e dico chiaramente che si tratta di uno spettacolo, sono un intrattenitore e quindi diciamo, non posso aiutarli in un certo senso. Un comportamento molto onesto, direi. In passato tu hai fatto parte del Centro Italiano di Parapsicologia e in quell'occasione hai potuto studiare anche molte esibizioni di medium, sedute medianiche. Cosa ci puoi raccontare di quello che hai imparato in quell'ambiente e vedendo tanta gente all'opera? Sì, diciamo che la mia appartenenza al Centro Italiano, diciamo, di parapsicologia si è fondamentalmente limitata molto spesso allo studio appunto di tutto il materiale che era stato prodotto, perché il Centro Italiano di Parapsicologia, che tra l'altro la sede è a Napoli, io essendo napoletano giocavo in casa, loro hanno prodotto una serie di documenti principalmente su diciamo, degli incontri con un'entità. Un'entità che diciamo, parlava, diciamo così, si è materializzato attraverso il medium che era Corrado Biancastelli, che attualmente è il presidente del Centro Italiano di Parapsicologia, il quale diciamo, parlava attraverso questo medium, parlava questa entità e quindi dava degli insegnamenti fondamentalmente filosofici o spirituali, trascendenti, in un certo qual modo. Siccome la società, diciamo, è stata fondata negli anni 40, ma poi nel corso del tempo ha cambiato più volte nome e si è evoluta, all'inizio si è evoluta, diciamo, un po' come tutta la parapsicologia, cioè all'inizio le sedute medianiche erano più incentrate su dei fenomeni fisici, no? Come può essere l'apparizione di un fantasma, l'apparizione di un oggetto, l'apporto medianico, cose del genere, e poi col tempo è diventato appunto una sorta di modus, di strumento per raccogliere appunto
delle cose che venivano dette, degli insegnamenti su, magari anche su delle cose che ci spaventano, la vita dopo la morte, se esiste o meno l'aldilà. Però è stato un buon punto di inizio, nel senso che io leggendo questi resoconti, queste teorie appunto di queste entità, poi mi sono appassionato ancora di più all'argomento e sono andato a scavare negli archivi, diciamo, inglesi, americani, e ho scoperto del materiale molto interessante anche su ciò che in realtà occupano di indagine, degli studi paranormali, no? Dei fenomeni paranormali, poi avevano scoperto. Diciamo, mi ha lasciato molto colpito positivamente che lo stesso Corrado Biancastelli, appunto il presidente del CIP, del Centro della Parapsicologia, afferma, asserisca che la maggior parte dei fenomeni medianici, no, dei maghi, dei cartomanti, siano delle truffe. E lo dice lui stesso che è stato un medium. Quindi, secondo me, è un aspetto anche molto, voglio dire, onesto, nel senso, una persona che non dice: quello che faccio io è vero, quello che fanno gli altri è finto, ma ammette che effettivamente nel mondo della medianità, della parapsicologia, ci siano molti truffatori. Certo, trovare truffatori non è sempre facile, o meglio, a volte diventa difficile dal fatto che non si può assistere in prima persona ad una seduta spiritica, ma si sentono solamente racconti che altre persone fanno dopo aver assistito. Secondo te si può da un racconto riuscire a capire cosa è successo veramente? È molto difficile, nel senso che io sono un grande appassionato di misteri e di paranormale. Io credo nel paranormale, credo insomma nei misteri, anzi io spero un giorno che qualcosa si manifesti. Ho avuto delle esperienze, diciamo, particolari che esulano da qualsiasi contesto, diciamo, di seduta spiritica o di e che non riesco a spiegarmi. Cioè, non voglio dire, questo non significa che tutto ciò che può essere riprodotto con un metodo fisico, a me non piace la parola trucco, perciò lo definisco un metodo fisico, sia necessariamente finto. Non è che se il pittore disegna un quadro, disegna un albero, questo vuol dire che non esiste nella realtà. Potrebbe anche essere semplicemente una riproduzione di qualcosa che esiste, che non si è ancora scoperto come analizzarlo, e appunto in quel caso c'è un metodo. Però quello che ti posso dire è che è molto complicato da un racconto, innanzitutto capire anche quanto la persona che abbiamo di fronte stia ricordando o stia cercando di colmare magari delle lacune, perché ovviamente l'esperienza di una qualcosa di misterioso ci lascia molto, molto colpiti positivamente o negativamente. Quindi, soprattutto se l'esperienza è negativa all'inizio, noi non è che tendiamo a raccogliere quanti più particolari è possibile, probabilmente saremo spaventati, quindi le nostre reazioni, anche diciamo del cervello, sono anche quelle diciamo, che si applicano per il trauma, quindi di conseguenza alcuni dettagli sarebbero sicuramente più opachi, più all'esperienza completa. Quindi per quello che riguarda il mio studio, studio da sempre, diciamo, il rapporto tra il paranormale, la medianità e anche l'illusionismo, il mentalismo, cerco di attenermi a delle testimonianze che siano credibili, quindi che siano fatte da persone accreditate o quantomeno che siano, come dire, convergenti, e quindi sia lo stesso racconto fatto da più persone che hanno partecipato all'esperienza. Non basta il racconto di un singolo perché, appunto, può essere facilmente imbrogliato sia dalla sua stessa memoria quanto dalla persona magari che gli ha fatto credere di essere un medium. Ci sono varie situazioni, innumerevoli situazioni in cui prestigiatori, mentalisti, persone come te, sono riusciti a riprodurre quello che veniva raccontato di sedute spiritiche o anche quello che magari erano riusciti a vedere in prima persona. Ci vuoi raccontare qualcosa a tal proposito? Magari qualche esempio banale di quelli che sono alcuni, chiamiamoli effetti, che realizzano alcuni medium, il primo citato Roll, che è stato uno italiano molto famoso, ma anche Uri Geller, ce ne sono tantissimi, che poi si possono riprodurre con trucchi, anche se non ti piace la parola trucco. Sì,
Sì, diciamo che la storia della parapsicologia, dello spiritismo nello specifico, che nonostante tutto è una disciplina, per così dire, abbastanza recente, nel senso che nasce comunque nell'Ottocento, diciamo lo spiritismo, lo spiritualismo, sì, come teoria anche religiosa, se vogliamo, è piena e costellata da, come dire, racconti di imbrogli. Nello studio, diciamo, che ho fatto e che sto continuando a fare anche, diciamo, per riportare queste cose all'interno del mio workshop, ho trovato molti, molti personaggi che sono stati, per così dire, scoperti a imbrogliare più di una volta. Mi viene in mente, per esempio, Eusapia Palladino, no? Che era una medium pugliese, ma che ha vissuto tutta la sua carriera praticamente a Napoli. Che aveva per esempio la facoltà di far volare i tavolini, cioè il tavolino volante probabilmente durante la seduta spiritica è noto con questo nome come effetto, diciamo, medianico proprio grazie a lei. E più volte lei è stata, come dire, sorpresa nell'atto di spostare con i piedi il tavolino. Mi vengono in mente personaggi anche un po' più, come dire, moderni, come per esempio può essere Nino Pecoraro. Nino Pecoraro, anche lui era un napoletano emigrato negli Stati Uniti, che fu addirittura esaminato da Arthur Conan Doyle, no? L'inventore di Sherlock Holmes, il quale ci potette mettere la firma sul fatto che era un fenomeno autentico. Invece Houdini, che lui aveva tanto desiderio di incontrare, rifiutò di conoscerlo perché solo leggendo le cose che faceva capì che era un truffatore. Vabbè, Conan Doyle ne prese tanti di abbagli, Sì, quasi è difficile questo è credere vero. nel papà di Sherlock Holmes. sì, purtroppo appunto questo dimostra il fatto che non, diciamo, non è che bisogna necessariamente come dire, essere esperti di un solo settore per essere come dire, attenti a non farsi imbrogliare. Conosco tantissime persone, anche di una certa cultura, lo stesso Fellini. Stesso Fellini che si innamorò di Roll, racconta in molti, come dire, molte interviste, racconta delle situazioni molto, molto cioè, fantasiose e fantastiche dei fenomeni che produceva Roll, mentre poi si è scoperto in un'intervista che ha rilasciato Paolo Villaggio qualche anno prima della sua morte, che molte di queste storie erano inventate. Quindi ecco perché ti dico, molto spesso è difficile ricostruire anche se un fenomeno sia vero o se sia stato in qualche modo un trucco o ci sia un metodo alle spalle, perché molto spesso anche quella voglia, diciamo, di protagonismo delle persone che partecipano a certe situazioni, le fa arricchire di una serie di dettagli, come ad esempio il caso di Fellini con Roll, che forse non sono mai avvenuti. Però su Roll io sono molto, voglio dire, la mia opinione di Roll non è che lui fosse necessariamente un truffatore o utilizzasse dei trucchi. Io rispetto molto la figura di Roll, è come dire, un personaggio che studio da tantissimo tempo e ho letto molti resoconti delle sue sedute, diciamo, medianiche, anche se in realtà erano delle serate di giochi. Lui non diceva di essere un medium. E quindi, diciamo, sono arrivato alla conclusione che dal mio punto di vista non è importante che lui fosse o meno un fenomeno paranormale o avesse delle facoltà paranormali. Mi piace però l'atmosfera che lui riusciva a creare, cioè a me come intrattenitore, come mentalista, ispira molto quello che faceva perché è quello a cui probabilmente tutti i mentalisti dovrebbero aspirare, cioè a creare delle situazioni, delle atmosfere così suggestive che le persone si dimenticano di quello che tu stai facendo in quel momento, ma è l'esperienza che rimane. Cioè, io non mi ricordo, lui mi ha fatto uscire delle carte, no? Però poi alla fine è stata una bellissima esperienza. Cioè, questo è quello che dovrebbe rimanere al termine di uno spettacolo. E sottolineo uno spettacolo. Sì, hai detto una cosa molto importante, cioè che non basta essere magari persone che hanno studiato tantissimo un certo ambito per riuscire a scoprire dei trucchi. Scusami, continuo ad usare questa parola che mi piace, però insomma, a capire come fanno alcuni medium, proprio perché io magari sono un fisico, posso essere specializzata nella fisica delle particelle, ma la fisica delle particelle si comporta in un modo. E soprattutto non mente, cioè quella è. Invece una persona, oltre a
poter imbrogliare nelle cose che dice, non è detto che lo faccia, ma può mentire. Comunque utilizza magari dei trucchi da prestigiatore che non è detto che nella mia laurea in fisica mi abbia mai spiegato nessuno. Quindi io, nonostante laurea e dottorati, potrei benissimo cadere nell'inganno. E infatti questo è un po' il motivo per cui abbiamo deciso di organizzare questo workshop che sarà tenuto da te o a Napoli o a Roma, ora vedremo, e poi anche da un tuo collega mentalista, Matteo Rampini, invece che sarà più a Milano probabilmente. E in cosa consisterà questo workshop? Sì, in pratica io parto da una, diciamo, da una mia esperienza precedente, che è una conferenza che ho tenuto, diciamo, in alcuni club di presidire persone che si occupano a vario titolo di paranormale, e che è una conferenza sulle origini del paranormale, sulle origini dello spiritismo, diciamo, sul bisogno dell'uomo, nella storia, diciamo, proprio dell'uomo, di darsi una spiegazione a certi fenomeni. Soprattutto al cercare appunto una risposta alla fatidica domanda del se ci sia o meno vita dopo la morte. E partendo appunto da questi studi, li ho arricchiti anche di racconti, diciamo, su alcuni personaggi, secondo me, personaggi chiave della storia dello spiritismo, ma anche del paranormale, e dal mio punto di vista sulle situazioni, diciamo, sui fenomeni per cui erano noti. Parlo appunto di Roll, parlo di Uri Geller, parlo anche di Gerard Croiset, che era diciamo, un sensitivo olandese degli anni 70, e su come, dal mio punto di vista, si potrebbero ricreare in una situazione di spettacolo alcuni dei loro metodi. E ci tengo a sottolineare, ovviamente, come ho già fatto, che non è detto che loro abbiano usato dei trucchi e non è detto che la soluzione che ho trovato io sia la stessa che abbiano utilizzato loro. Semplicemente, dal mio punto di vista di intrattenitore, mi piace leggere quel determinato effetto, quel determinato fenomeno prodotto da quel personaggio, e dico che, okay, se dovessi riprodurlo oggi in un mio spettacolo, come farei? Quali sarebbero le tecniche che utilizzerei? Ha ancora senso proporre un certo tipo di numero al pubblico attuale? E poi soprattutto mi piacerebbe mostrare ai partecipanti anche, come dire, una sorta di sfida, nel senso di cercare di invitare tutti i presenti a trovare una loro soluzione, quindi a fornire, come dire, un'esibizione di quello che potrebbe essere un effetto paranormale, e poi chiedere ai presenti se, diciamo, come loro si spiegherebbero, se hanno già idea di quale potrebbe essere un metodo, e poi fornirgli quella che è la mia soluzione, in modo che magari qualcun altro può arrivare alla propria soluzione. Questo ovviamente serve a tutti in quella, come dire, modalità che stimola il pensiero critico, no? In modo che ognuno possa uscire da questa esperienza non come una classica conferenza, diciamo, da club di prestigiatori, in cui c'è una persona che ti insegna dei trucchi, ma piuttosto quanto una persona che ti sprona a trovare delle tue soluzioni a quello che potrebbe essere una situazione dove magari ti puoi trovare, cioè potrebbe esserci una persona che magari per sua, come dire, cultura o per sua curiosità partecipa magari a una seduta spiritica o conosce un personaggio magari un po' più underground che può produrre certi fenomeni, e magari domani, dopo aver partecipato a questo workshop, potrà essere in grado di giudicare meglio, appunto, questi fenomeni a cui ha assistito. E si potranno accendere delle lampadine sul Sì, sì, sì. attenzione, questa cosa qui è la stessa cosa che faceva Vito, chissà che non ci sia una magagna anche qua. Sì. E poi soprattutto la cosa che mi piacerebbe è quella di, come dire, di proporre questa esperienza utilizzando il materiale fornito dai partecipanti. Cioè cercherò di produrre dei fenomeni con degli oggetti che mi saranno portati poi dai partecipanti. Quindi, come dire, cercando proprio di riprodurre le condizioni in cui molti di questi fenomeni poi venivano prodotti, apparentemente con delle cose che portavano gli stessi partecipanti. Tra l'altro, se facciamo il workshop a Napoli avremo anche una location molto suggestiva di una chiesa sconsacrata, quindi l'atmosfera ci sarà tutta. Intanto iniziano ad arrivare domande
e invito tutti gli altri a farne nel frattempo. E Marco Morucutti, che ringrazio perché mi corregge che non è Matteo Rampini, ma è Riccardo Rampini. Purtroppo ci sono due persone che hanno lo stesso cognome e collaborano entrambe con Magia e CICAP, e io mi confondo puntualmente con i due nomi. Quindi, Riccardo, scusami. Ti chiede se hai mai avuto la possibilità di identificare personalmente un medium fraudolento. Diciamo, non mi è mai capitato di farlo durante una seduta, nel senso non mi è mai successo di partecipare a una seduta e in quel momento di rendermi conto di essere, come Accendere dire, in la una situazione. luce. Sì, no, perché diciamo dall'ambiente culturale dal quale provengo è molto complicato entrare a contatto con certi personaggi e soprattutto poi metterli di fronte a una, come dire, a una situazione in cui dici guarda che lo so che mi stai imbrogliando. Mi è capitato però di conoscere persone che l'hanno fatto, cioè che per molto tempo si sono, come dire, presentate come dei medium, come come dire, persone che riuscivano a produrre fenomeni paranormali e che poi a un certo punto la loro vita hanno smesso. Così come pure ho conosciuto persone che ancora oggi continuano a dire di essere dei personaggi dotati di facoltà paranormali o extrasensoriali e conoscendoli, parlandoci, diciamo, ho capito che, voglio dire, che c'era ben poco di paranormale nelle cose che facevano, però non l'ho mai fatto presente, cioè non l'ho mai detto alla persona, guarda che lo so che mi stai imbrogliando. Però qualcuno ha capito, qualcuno ha capito che stava parlando ora una persona che aveva un certo tipo di preparazione. E quindi probabilmente non si è spinto più in là. Ha capito che io potevo essere un ostacolo e quindi si è trattenuto dal mostrare cose più particolari, più spettacolari, perché probabilmente anche da parte sua aveva capito che c'era il rischio che io potessi dire guarda, ci stai a prendere in giro. Sì, diciamo che come dicevi anche prima, in alcuni casi, come quello magari di Roll, in cui si trattava di passare delle serate piacevoli, uno può anche passare su il confine tra spettacolo e paranormale, in altri casi invece può diventare un qualcosa di più grave, nel caso in cui ci siano delle persone che si approfittano di coloro che magari hanno subito un lutto e quindi li imbrogliano, magari in cambio di favori, di regali o anche di soldi. E qui, diciamo, approfittarsi dell'ingenuità di qualcuno, fa un po' più Sì, male. e la cosa che mi ha colpito molto è che stavo rileggendo un libro di Dunninger, che era anche lui un mentalista contemporaneo di Houdini, anche lui americano, in cui lui racconta di come è riuscito alla morte di Houdini, che erano praticamente amici, a produrre durante una seduta medianica dei messaggi scritti a mano da Houdini. Tanto realistici che addirittura la moglie, che aveva da poco perso il marito, la moglie di Houdini, era pronta a giurare che quelli fossero messaggi autentici scritti di suo pugno. Quindi, in un contesto, diciamo, di seduta medianica in cui si evoca, per così dire, lo spirito di una persona che è mancata di recente, approfittando dello stato in cui si trovano i familiari, come in questo caso la moglie, sicuramente si trova in uno stato di suggestione, in uno stato, diciamo, anche di sofferenza tale che è molto complicato, come dire, discernere la realtà appunto da qualcosa d'altro. Quest'anno ad Halloween, che è la notte in cui è morto Houdini, ho partecipato anch'io a una seduta spiritica nel tentativo di evocarla, una cosa che si fa ogni anno. Quest'anno si è tenuta su Zoom e quindi ho potuto partecipare anch'io. Purtroppo non si è manifestato lo spirito di Houdini, però in compenso c'erano i curatori del museo che ci hanno fatto vedere un sacco di suoi cimeli. Sì, Ci io penso che chiedeva. per gli spiriti, se per gli spiriti è complicato manifestarsi, diciamo, quando ci si può vedere tutti insieme intorno a un tavolo, immagino sia ancora più complicato farlo se deve passare attraverso internet. Quindi non mi stupisco che non si sia manifestato. Vero, però in tanti hanno detto che gli attuali meeting su Zoom e su tutte le altre piattaforme sono le moderne sedute spiritiche, Eh per sì. via del fatto che se lì all'inizio quei 10 minuti mi senti,
Mi senti? Sei con noi? Sei connesso? E così via. Dicevo, c'è Michela, che vorrebbe sapere se per un esperto di trucchi, quindi c'è un prestigiatore, è sempre facile scoprire medium fraudolenti o ci sono dei casi più difficili? Per la mia esperienza, diciamo, non sempre è possibile, nel senso che siccome le sedute o comunque il personaggio che dice di avere delle doti paranormali, molto spesso rifugge come dire, il sottoporsi come dire, a dei test di laboratorio. O anche semplicemente la Quindi, presenza di un prestigiatore. Cioè, non vorrei che sì. qualcuno pensasse un test con gli elettrodi in testa o delle cose strane, no? Cioè, più semplice. Esatto. E quindi se io faccio un esempio molto banale, ma se io volessi partecipare a una seduta spiritica con il medium tal dei tali e gli dicessi sì, però devi metterti coi piedi legati vicino alla sedia, io devo stare, ti devo tenere le mani con la luce accesa, lui mi direbbe probabilmente di andare a quel paese. Quindi appunto è molto complicato. Riuscire in tutte le situazioni, cioè non basta il conoscere come possono essere prodotti certi fenomeni, ma spesso ci vuole anche, come dire, la predisposizione da parte del medium a farsi sottoporre a qualche test. Sì, anche perché, come abbiamo detto prima, non sempre i racconti riescono a riportare fedelmente tutto quello che è avvenuto e quindi permettono anche a un esterno di ricostruire ciò che è successo. C'è una cosa che mi raccontano spesso gli amici prestigiatori, e cioè che chi magari lavora nelle feste di compleanno e così via, ha un certo repertorio, ma trova anche a volte le stesse persone o i genitori dei bambini, no? Dicono, ah, ma mi fai quel gioco che hai fatto a quell'altra festa in cui facevi questo, questo e questo? E loro non sono in grado di farlo perché quello che la persona ricorda non è mai avvenuto come lo ricorda quella persona. In quel modo lì sarebbe un vero miracolo. Nella realtà è successo qualcosa di simile, ma che magari aveva qualche passaggio in più e rendeva tutto realizzabile con metodi fisici. Sì, questo è, voglio dire, è il rovescio della medaglia, nel senso che per un illusionista, per un prestigiatore, ecco, per un mentalista, il fatto che certi racconti, anche un po' distorti, alimentino delle leggende sul proprio conto, ovviamente ha un forte appeal anche a livello pubblicitario. E, se questa cosa però, appunto, succede per una persona che millanta dei poteri, è appunto questo, come dicevo, il rovescio della medaglia, cioè anche in quel caso viene ingrandita una figura che magari nel concreto ha eseguito magari una tecnica molto banale di prestigiazione. Va bene, prima di farti l'ultima domanda, io ricordo a tutti coloro che ci stanno seguendo che ci sono ancora solo 5 posti disponibili se vogliono iscriversi al corso per indagatori di misteri di quest'anno. Quest'anno il corso si terrà per la prima parte di lezioni interamente online, sono circa 60 ore di corso e poi in primavera ci saranno delle parti pratiche come quella con Vito, quindi dei workshop, oppure delle esperienze, abbiamo chiamate, come passare una notte in un castello infestato, fare un cerchio nel grano, camminare sui carboni ardenti, come abbiamo raccontato nella live di domenica scorsa e così via. Quindi, se volete più informazioni, andate sul sito www.cicap.org/corso e se volete potete scrivere anche a corso@cicap.org. Trovate comunque tutte queste informazioni nelle storie, sui nostri account e così via. E vi ricordo anche che per i docenti si può usare la carta del docente perché il corso è inserito sulla piattaforma del MIUR Sofia e quindi può essere utilizzato per i crediti. E invece, se volete seguire in coppia, scriveteci che troviamo qualche soluzione molto vantaggiosa in modo da agevolare chi magari vuole seguire in due. Dopo Vito che ride per il mio spot pubblicitario che Ah, ormai è giustissimo. diffuso. No, scusami, mi è capitato di scorrere la lista, diciamo, della chat mentre parlavi del corso e mi aveva colpito una domanda Vai. proprio di Marco Morocutti sul fatto, lui mi dice, ma se, secondo te possono esistere dei medium, per così dire, genuini? Io penso di sì, nel senso penso che ci siano delle persone, perché le conosco. Ci sono delle persone che hanno una certa sensibilità,
e che sono in grado spesso di leggerti nel pensiero senza che tu apri la bocca, o di fare come dire, di avere delle sensazioni su delle persone, su degli eventi, ma sono persone che conosco e nessuna di queste ha mai detto di essere un medium, o ha mai organizzato le sedute spiritiche, o ha mai millantato, per denaro di riuscire a mettermi in comunicazione con mia nonna o con qualche altro parente, diciamo, che non è più con me. Quindi sì, sono convinto che esistano, ma sono convinto che non facciano i medium di mestiere. Bene, allora, visto che hai scelto tu l'ultima domanda, io ti ringrazio per aver partecipato e niente, a tutti gli altri do appuntamento a domenica prossima, dove faremo una live con Beatrice Mautino e grazie ancora Vito e grazie a tutti per averci seguito. Ciao! Grazie a te, grazie al CICAP e grazie a tutti. Ciao.